Si allena in una palestra della zona Flegrea di Napoli, a due passi dal cratere naturale di Agnano, il vulcano Nadia Capotosto, la culturista italiana che l'anno scorso ha sorpreso il mondo a Miss Olimpia, la più importante manifestazione internazionale di culturismo che si tiene annualmente negli Stati Uniti dal 1965 e tornerà in gara con l'obiettivo di vincere. L'Olimpia 2022, Mister Olimpia. Mi emoziono anche soltanto a dirlo perché si può dire il sogno e l'aspettativa di tanti atleti e tante persone che fanno quello sport che faccio io. E per me esserci arrivata e avere per il secondo anno consecutivo la conferma, il potervi partecipare è semplicemente un sogno. Si allena con grande forza Nadia sotto l'occhio vigile del terribile Enzo Iossa nella palestra Odyssey Gym di Via Diocleziano. Esercizi al limite dell'impossibile per superarsi e andare contro i pregiudizi. In Italia è difficile da superare questa mentalità, però nulla è impossibile. Quello che si può provare a chiedere alle persone è non guardare soltanto l'aspetto esteriore o il cambiamento o quello che visivamente si vede fuori, ma guardare tutto quello che c'è dietro, ogni sacrificio, ogni cambiamento muscolare, fisico e quant'altro, perché non è semplice né cambiare fisicamente né farlo in poco tempo. Le finali dell'Olimpia 2022 si terranno dal 15 al 18 dicembre allo Zappos Theater all'interno del Planet Hollywood Resort e Casino, situato nel cuore della Strip di Las Vegas. In questi mesi che la separano dalla gara, Nadia sta caricando al massimo i suoi muscoli, eppure non vuole essere un esempio, consapevole che per arrivare al top occorrono sacrifici impressionanti. Bisogna superare se stessi, ogni giorno vincere la persona del giorno prima. Quello è lo spirito con il quale io affronto ogni giornata e dire oggi che cosa ha fatto Nadia, ok, domani deve essere meglio.